A poco più di un mese dal Maggio dei Monumenti a Napoli, la manifestazione che dal prossimo 2 maggio aprirà fino al 3 giugno le porte di siti e musei cittadini al pubblico di visitatori, l'assessore Antonella Di Nocera presenta in comune le novità della 18ª edizione, quest'anno intitolata Omaggio ai Monumenti, e di progetti per la campagna di comunicazione realizzati dagli studenti dell'Accademia di Belle Arti. 7 proposte da 7 giovani grafici che si stanno laureando di secondo livello all'Accademia mettono al centro i nostri monumenti, la città e la qualità della nostra produzione storico-artistica del passato, ma anche la qualità della nostra formazione e dei nostri creativi del futuro. Quando ho incontrato appunto i ragazzi dell'Accademia insieme alla direttrice e alla docente che ha seguito i ragazzi, ci siamo accorti che poteva provenire da lì un linguaggio nuovo, contemporaneo, un linguaggio capace di comunicare questa idea di città, un linguaggio se vogliamo anche urbano rispetto alla scelta del modo di comunicare il Maggio dei Monumenti. Il programma delle iniziative, che attraverso 2 inviti pubblici disponibili online sul sito del Comune sarà articolato sulle proposte provenienti dalla città, si avvale quest'anno di una fitta collaborazione con le realtà museali e monumentali del territorio e prevede visite straordinarie anche di notte. L'omaggio ai monumenti significa la cura e l'amore per quelli che sono i beni storici e artistici di questa città, quindi un allargamento dell'idea di turismo di città perché tutti i quartieri, tutti i cittadini dei quartieri siano protagonisti di questo valore. Spettacoli di danza, teatro, musica e reading accompagneranno con percorsi e visite guidate i 5 weekend per l'arte e la cultura nell'ambito dei 12 itinerari turistici che toccheranno anche i territori delle 10 municipalità. Tra i siti di interesse selezionati, anche la sanità e Piazza Mercato, saranno inoltre organizzati concerti nelle chiese dei diversi quartieri cittadini. 12 percorsi turistici significa non più soltanto i decumani e il centro storico, ma un allargamento di visione di città. Castel Capuano, dove abbiamo aperto anche l'info Point la settimana scorsa, il lato Piazza Mercato e zona del Carmine e soprattutto una focalizzazione su quello che è tutto l'ambito turistico della sanità fino a salire attraverso le nostre scale a Capodimonte o al Vomero.